Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere il funzionamento del nostro riscaldatore elettrico B9. Per prima cosa dobbiamo alimentare la nostra macchina, corrente trifase con una presa 5 poli. Una volta alimentato il nostro riscaldatore possiamo procedere con l'accensione. Nel manometro di destra abbiamo tre posizioni. Il primo, la sola ventilazione, utile anche nelle stagioni calde. La posizione numero 2 ha la potenza minima e la posizione 3 la potenza massima. Con il manometro di sinistra possiamo andare ad alzare la temperatura della nostra resistenza. Ci andrà qualche minuto prima che si scaldi completamente la nostra resistenza e che vada a scaldare il nostro ambiente. Per lo spegnimento invece dobbiamo andare ad abbassare completamente la temperatura sulla resistenza e procedere quindi con lo spegnimento graduale delle resistenze e della ventola. Dopo utilizzi prolungati non dobbiamo mai staccare immediatamente la corrente, perché la ventola continuerà a girare per permettere un perfetto raffreddamento della nostra macchina.